In gara 1 di semifinale l'Abba Pineto espugna clamorosamente, contro pronostico, il parquet del Forte Aversa degli ex Morelli e Trillini. Uno strepitoso Link, 33 punti, accanto al duo Bertoli Persoglia, trascina i suoi a un successo che in gara 2, domenica 8 alle 18, ingresso libero, potrebbe dar via libera verso la finale. Chiude mestamente in casa con un pesante 0-3 un Altino rimaneggiato che ha dignitosamente lottato contro il Vicenza nella prima frazione cedendo nelle altre, la prossima, l'ultima di A2 a Catania. In B maschile l'Alba, da tempo in C, chiude con un'impennata d'orgoglio perdendo al tie-break dopo un interminabile confronto sul campo del Falconara, mentre scivola in casa dopo il vantaggio iniziale con l'1-3 conclusivo, un generoso Paglieta che torna al regionale dopo una partenza di stagione che aveva illuso. In B1 femminile un autentico miracolo. La Teatina compie un'altra impresa violando con un tondo, pur se sofferto 3-0, Isernia in coda un match con la solita Biesso trascinatrice, un collettivo che ha risposto alla grande, mentre Iesi ha perso a Capannori, consentendo alle neroverdi di agganciarsi al treno dei playout, sabato 7 gara 1 in casa a Nociano. In B2, in attesa dei playoff col Pontedera del Teramo che ha riposato, giornata nerissima per l'Abruzzo. Dopo la D'Annunziana, ecco la retrocessione della Cetes Montesilvano, sconfitta 1-3 dal Fasano al termine di un match combattutissimo e con un arbitraggio contestato a dir poco, e del Gada Pescara 3, battuto per 0-3 proprio dal Pagliari in uno scontro diretto che ha messo in salvo le marchigiane. Insomma, su 10 formazioni nazionali, ben 7 nostre sono retrocesse. Restano in corsa Pineto e Teramo, in vita la Teatina. Speriamo bene, almeno con loro.